Allora, sempre a proposito di borsa e di banche, oggi al di là dei cali significativi che hanno avuto soprattutto i titoli bancari, e sempre a proposito di quello che è presente oggi su Sole 24 Ore, faccio notare che c'è un articolo in prima pagina dove viene ipotizzato un piano salvabanche da 1,5 miliardi, cioè l'ipotesi, una holding finanziaria e finanziata dalle altre banche italiane per ricapitalizzare Banca Marche, Carife, Popolare dell'Etruria, e insomma l'ipotesi di convertire in azioni fino a 700 milioni di euro di bond, di obbligazioni subordinate, per ricapitalizzare queste banche in difficoltà. Su questo si è espresso sempre qui al margine del lavoro del forum Ambrosetti, dai, lo chiamo forum così viene meglio, si è espresso il presidente del consiglio di gestione di Intesa San Paolo, Gian Maria Grospietro, il quale ha detto sostanzialmente sia i salvataggi ma non compriamo nessuno. Lo ha fatto anche in questo caso al microfono della nostra Anna Marino. Dal 1 gennaio dell'anno prossimo parte il cosiddetto bail-in, e cioè un nuovo regime concordato a livello europeo in base al quale al salvataggio delle banche, e tengo a sottolineare che il salvataggio delle banche è un'esigenza, perché non vuol dire salvare le banche, vuol dire salvare i depositanti, a questo salvataggio bisognerà contribuire non più con i soldi dei contribuenti, come è successo in alcuni paesi europei, non in Italia, ma in primo luogo con il capitale degli azionisti delle banche che sono state male gestite, e secondariamente anche con dei sacrifici di coloro che hanno concesso crediti a queste banche, crediti naturalmente non gratuiti. Detto in parole più trasparenti, chi ha investito in titoli di debito ad alto tasso di interesse, correndo un rischio, se le cose vanno male il rischio lo deve sopportare. Questo è il principio del bail-in. In Italia le crisi bancarie sono sempre state coperte con i fondi di altre banche, non con i fondi dello Stato, con i fondi di altre banche, in proporzione alla loro quota del mercato italiano. Noi che siamo la prima banca per presenza in Italia, siamo quelli che pagano la quota più alta di ogni salvataggio che interviene. Allora, in questi ultimi mesi, prima che parta il bail-in, ci sono dei temi sul tappeto, e l'idea è che anche in questo caso i depositanti devono stare tranquilli, ma non si può pensare che i problemi creati dalle banche mal gestite si riversino sulle banche che invece si sono comportate bene, e quindi è chiaro che si dovrà sviluppare un meccanismo nel quale coloro che prendono l'onere di tutelare i depositanti delle banche mal gestite, lasciatemelo dire in termini molto correnti, abbiano anche il potere di fare quello che è necessario per contenere al minimo il danno. Quindi riferimento appunto a Banca Marche, Popolare Etruria, Cari Firenze, ma tutto nel centro Italia, questi tre casi. Dicevo, il riferimento era a queste banche, ma insomma la posizione di Grospietro è molto chiara. Vabbè, possiamo pensare, diciamo, di garantire i depositanti, ma non chiedeteci di fare questo senza un prezzo, e soprattutto così di mettere solo i soldi senza potere e capacità decisionale. Migliori e peggiori della giornata, CIR.